Massimo Venier, regista di Tre uomini e una gamba con Aldo Giovanni e Giacomo e Il giorno in più con protagonista Fabio Volo, torna a dirigere una commedia, questa volta spostando decisamente l'asticella e puntando non solo ad un classico del nostro cinema, ma anche, diciamo, a tradurre in italiano un umorismo smaccatamente british. Con aspirante vedovo Venier, infatti, rilegge un classico della commedia all'italiana, Il vedovo di Dino Risi, film nel quale erano strepitosi protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri. Allora come adesso, i due film raccontano di Alberto Nardi, un industriale sempre alla ricerca di finanziamenti per i suoi progetti, vessato dalla presenza quanto mai ingombrante della moglie, un manager di successo. La soluzione? Un complotto per cercare di ucciderla e conseguentemente ereditarne i beni. Ad interpretare questa improbabile coppia ci sono Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto, il primo solido nella comicità più propriamente fisica, ma frenato purtroppo dalla mancanza di battute convincenti, e la seconda letteralmente irriconoscibile per la mancanza di verve che dimostra in questo film. Se escludiamo la necessità di fare paragoni con un cinema, quello di Monicelli, di Risi, che dobbiamo convincerci non esiste più per ovvie ragioni, la pecca fondamentale di Aspirante Vedovo sta proprio nel fatto di adattare quel personaggio ai giorni nostri, nel senso che il 1959, anno nel quale uscì il film di Risi, l'Italia era nel pieno del boom economico. Venier adatta questi dialoghi all'odierna crisi economica, al problema dell'immigrazione, agli usi e costumi della nostra Italia, però purtroppo lo fa con un filo di retorica e senza che lo spettatore riesca fino in fondo a coglierne l'ironia, il grottesco e anche quello humor nero. Il rimando alla black comedy britannica non riesce appieno e francamente proprio questo tentativo che a prescindere non andrebbe fatto, proprio perché quelle gag e quella tipologia di comicità non sono propriamente adottabili quali specchio del paese nel quale viviamo. Serena Guidoni per Popcorn da Tiffany.